lo so che è un po' presto, ma noi vogliamo parlare insomma di un must dell'estate, anche di un simbolo, i cocktail, diciamo, ci sono anche delle tendenze in questo senso. In questa settimana caldissima è vero che è meglio andarci piano con l'alcol, però insomma per chi magari è in ferie, vuole godersi, no, un bel aperitivo, ma soprattutto un dopo cena, i consigli sono del barman Cristiano Tito, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Eccoci Cristiano, allora innanzitutto grazie per essere con noi, abbiamo dato una piccola indicazione, piano con l'alcol perché comunque è sempre meglio andarci cauti e poi farà molto caldo. Quali sono però quei cocktail estivi di cui ci viene voglia per un aperitivo o per un dopo cena? Ma allora, innanzitutto l'importante è essere equilibrati con l'alcol, come dicevate voi, quindi non esagerare troppo con i dosaggi, tra virgolette, d'estate, perché può essere nocivo, tra virgolette, ok? I drink estivi che sicuramente vanno di più, innanzitutto diciamo che la tendenza del bere delle persone in questo momento è molto secco, quindi di andare su qualcosa di molto agrumato, qualcosa che riguarda magari la cultura tiki, quindi la cultura polinesiana, quindi parliamo di Mai Tai, parliamo di drink a base di rum, parliamo magari del classico mojito, che ancora vedo che oggi è ancora molto molto richiesto, magari sporcato con un po' d'angostura, con un po' di rum scuro, uh-huh. Oppure il classico Moscow Mule, che possiamo vedere in diverse salse ancora al giorno d'oggi, con magari dello zenzero pestato oppure del lime pestato con dello zucchero, come ho bevuto anche ieri sera, uh-huh, per esempio. Oppure prediligo anche per esempio i drink classici, però fatti con le spremute fresche, magari con dei succhi freschi, per esempio il Garibaldi, che è un aperitivo ottimo. Mai sentito, è rosso? Cioè perché si chiama Garibaldi? È un cocktail IBA, è un cocktail internazionale che esiste da tantissimi anni. È semplicemente un Campari Orange, qualcuno lo conosce così, forse, ed è Campari con del succo d'arancia, spremuto fondamentalmente. Uh-huh. Tanti lo fanno con magari del succo d'arancia, ecco. Io il consiglio che dico è di chiedere al barman magari di spremere dell'arancia fresca, di fare qualcosa di diciamo di fatto al momento. La tendenza del giorno d'oggi è di bere homemade, quindi di bere qualcosa che il barman possa fare in casa e possa far assaggiare magari delle cose particolari, uh-huh, magari dei cocktail signature, che sono i cocktail che diciamo della mixology barman in questo momento inventano loro, magari dietro al bancone. Certo, Cristiano, c'è tutta insomma c'è tutto un mondo dietro i cocktail, quindi è bello quando te li presentano, no, poi ti spiegano bene anche la loro offerta, insomma, ancora prima dell'ordinazione. Sì. Parliamo di altri due grandi classici, gin lemon e gin tonic. Vabbè, allora, sono facili. Se io chiedo, non è semplice, no? Perché se io chiedo un gin tonic normale va bene, ma se io chiedo, non lo so, un gin particolare, no, perché voglio scegliere, se io chiedo il gin mare e non c'è, quali sono le alternative, se uno vuole essere più specifico nella richiesta e nell'ordinazione? Ma allora, diciamo che il gin lemon sta andando per la minore, cioè sta cominciando a scomparire tra virgolette come drink, comunque viene chiesto molto di meno. Il gin tonic invece oramai da 5-6 anni è diventato un po' un classico del bere, soprattutto nella scena milanese, che è un po' quella che frequento io, no, con anche il Jazz Café, che è il locale dove lavoro. E, diciamo che di gin ce ne sono di tutte le salse in questo momento. Io consiglio sempre di far suggerire dal bartender magari qualche gin migliore. Quelli che vanno per la maggiore ovviamente sono il gin mare, l'Hendrix, che sono i cosiddetti gin moderni, tra virgolette, compound, che sono dei gin aromatizzati che sono stati creati apposta per dei target di persone. Una volta esisteva il London Dry, per esempio, il Tanker, il Bombay, penso che sono delle marche che conosciamo di più, che sono i gin secchi, quelli che piacciono a me, per esempio, che sono quelli che si sposano bene con un cocktail martini. Uh-huh. Invece con un gin tonic, piano piano, sono state create delle versioni un po' più, diciamo, ruffiane, tra virgolette, per poter essere bevute un po' da tutti. Mi avete stupito, perché su una cosa per me semplicissima ci abbiamo parlato, vedi, 2 minuti, è incredibile. Cristiano Tito, barman del Jazz Café di Milano, docente di Bartenders Road, abbiamo ancora pochi secondi, ci dai un cocktail analcolico per quelli che insomma sono totalmente astemi quest'estate, cosa va di moda? Ma allora, di analcolico io consiglio un pestato di lime, quindi partire sempre da una base agrumata. E magari, siccome la tendenza è di bere molto secco e con pochi zuccheri, magari utilizzare un'acqua tonica per colmare, che sia sugar free, che sia senza
senza zuccheri. Credo che sia una proposta molto fresca per è semplice soprattutto da ripetere, perché tante volte magari si provano a fare dei drink complessi e poi non si ha la capacità, ovviamente anche per questioni organizzative, di poterlo replicare. Fare semplicemente un pestato di lime, zucchero, acqua tonica con del ghiaccio pieno e dell'acqua tonica sugar free è una proposta molto fresca come analcolico. Può essere una buona soluzione per andare incontro a tutti i gusti. Grazie a Cristiano Tito per i suoi consigli sui cocktail, insomma, per cominciare bene le vacanze. No, o pensavo per la giornata per fare colazione. No. Se ne riparla tra qualche ora. 7:54 minuti, questa è RTL 102.5. Tra poco continuano le interviste di Non Stop News. Scusa, Massi, perché ti sei spento di colpo? Non ti piacciono i gin tonic? No, assolutamente no. Io non ho mai bevuto, insomma, cocktail, però ieri sera ho scoperto il mojito, quindi è una cosa. È la prima volta che scopre il mojito.